parti, sono delle torri gigantesche, alte fino a 8 metri, che sono costruite mettendo insieme fasci di canne, le canne quelle per legare i pomodori, dal Santo Stefano fino al 15 di gennaio, tutti gli uomini della contrada, da quella data, dopo essere le farche dovevano avere provenienza furtiva, soprattutto andando in giro nelle campagne a rubarsene, in onore a Sant'Antonio Abate venne fatta, e vengono legate con dei incastri di salice, non il salice piangente, ed è tutta una tecnica. Quindi tutte le sere gli uomini, con i ragazzini pure, che poi apprendono perché ognuno fa il suo, si riuniscono in questa capanna, tipo una serra, come l'ha fatta, perché mettono i plasticoni, no? Sopra per proteggersi, dove si riuniscono, cantano, suonano, c'è il fuoco, per riscaldarsi e per legare i legami di questa farchia, che ogni 2 metri c'è un legame che lega tutto sto fascio. E questi vengono, queste farchie gigantesche vengono portate in paese, al cimitero, dove c'è la chiesa di Sant'Antonio Abate, alla vigilia di Sant'Antonio, il 16 di gennaio, e vengono drizzate sul sagrato della chiesa, ogni contrada la sua. La maggior parte adesso vengono portate quei trattori, quelle più vicine a spalla, ma sono delle bestie gigantesche, e vengono drizzate e incendiate in onore a Sant'Antonio, per ricordare un miracolo nel 1799, quando i francesi presero il regno di Napoli, no? E quindi misero a ferro e fuoco tanti paesi, e la gente di Fara ricorse al santo, che incendiò miracolosamente un bosco di querce all'ingresso del paese, spaventando i francesi, che non entrarono più dentro il paese. Questa è la leggenda. Quindi da allora incendiano prima farchiette più piccole, di 1,5 metri, poi mano a mano sono diventate delle esibizioni, e lo fanno anche dei paesi vicino, Casa Canditella, San Martino sulla Marrucina, sempre in onore a Sant'Antonio, perché qua mo apriamo la parentesi Sant'Antonio, che se lo merita, perché quest'anno purtroppo e le feste non ci sono. E a me la festa che mi piace di più è proprio il festeggiamento che fanno in tutto Abruzzo dedicato a questo santo, che lo considero un po' il mio santo protettore, perché io iniziai a fare l'antropologa con due grandi santi, mie ricerche su Sant'Antonio Abate, con una ricerca sulle sacre rappresentazioni, e San Michele Arcangelo, santo dei pastori e santo dei contadini, perché Sant'Antonio è il protettore del porcello, del fuoco, e Sant'Antonio è protettore del fuoco, della luce, perché non a caso nella sua festa si codifica il ritorno della luce solare, si riparte con un quarto d'ora. Tant'è che dice il proverbio: Nzande Stefano, nu pass de Picini, Sant'Antonio, no passo della gallina, avete capito? Riferendosi al sole, cioè che il sole il 26 di dicembre fa un piccolo passo di nascita, come un pulcino, per arrivare a Sant'Antonio a fare il passo della gallina. Quindi Sant'Antonio è il protettore del fuoco sacro, caldo, ma che poi tutta la leggenda lo assimila alle leggende precedenti, mitologiche, quindi a Prometeo, perché dice la leggenda che Sant'Antonio venne rapito dal demonio per un patto che fece la madre con lui. Tutta una storia bellissima, la leggenda di Sant'Antonio Abate è meravigliosa. E a Fara Figlio Lumpedri la cantano con una metrica medievale giullaresca. Io la prima volta che la sentii era il 79, ho detto no. Qua sto in un film del Medioevo, perché c'è proprio la metrica e le parole della giullarata medievale, delle canti dei trovatori. E in pratica loro vanno cantando con le fisarmoniche e gli organetti questo canto per le case, dove stanno poi nelle contrade ognuno a costruire la sua farchia. E Sant'Antonio quindi viene festeggiato col fuoco. Perché?
La sua leggenda è bellissima. Allora, c'è la leggenda geografica del suo discepolo. Sant'Antonio è il primo, insieme all'Arcangelo Michele. Guardate, io mi sono battezzata con questi due grandi santi, proprio arcaici. L'Arcangelo, che più che essere un santo, è della stessa natura di Dio. Non è un santo, non è nato umano ed è stato santificato. L'arcangelo è l'arcangelo, ok? Protettore dei pastori, poi parleremo dell'arcangelo un'altra volta. E Sant'Antonio Abate, che è uno dei primissimi santi del cristianesimo, a non essere morto martirizzato e perseguitato perché lui viveva in Egitto. Sembra un po' un San Francesco del IV secolo, è vissuto 100 anni, dal 350 al 450 d.C. Ho detto San Francesco perché? Perché come lui era figlio di ricchi mercanti di Alessandria d'Egitto, che si spogliò dei suoi averi e dei suoi abiti per darsi alla meditazione. E se ne andò nel deserto della Tebaide a predicare, soprattutto più che predicare, a contemplare se stesso, la natura, a trovare Dio nella solitudine. Però veniva, come tutti questi eremiti, sempre inseguito da discepoli che volevano, o pellegrini, persone che da questi sant'uomini volevano in qualche modo delle risposte, volevano un'accoglienza, una protezione. Comunque lui visse da eremita a puntate, perché poi c'aveva questi, e Sant'Atanasio è stato un suo discepolo che scrisse. È uno dei rari santi dei quali noi teniamo tutto l'apparato, la storia agiografica scritta da Sant'Atanasio, che chiaramente con quel linguaggio di una volta diceva che siccome questo era eremita, e rinuncia, che cosa fa l'eremita? Che cosa rinuncia? A mangiare, a bere no, a bere gli alcolici, ma a bere devi bere, quindi a mangiare, a bere, ai piaceri, quindi alle donne, alla compagnia femminile, al mangiare di gusto. Ma non mangiare per mantenersi in vita. Quindi, naturalmente, che cosa ti dicono le storie medievali? Che lui veniva tentato, grazie, se noi facessimo nudi giuno così, le prime cose che ti vengono, le allucinazioni, che ti sogni la notte, la pasta alle fagiole, ti sogni a mangiare, ti sogni un bicchiere di vino, ti sogni un bel rapporto sessuale, visto che sono più di 4 mesi che non ce l'ha, cioè, chiaramente. Sogni queste cose alle quali hai rinunciato, e queste nella cultura cristiana di quel tempo venivano appunto chiamate tentazioni del demonio. E quindi il demonio si trasformava in cibo, si trasformava in donna procace, si trasformava in quelle cose alle quali lui, i piaceri che diciamo noi della vita, e se ci devi quello, non c'è marco niente. Quindi che succede? Questo è la leggenda geografica. Facciamo un escurso. Siamo nel 1200. I crociati di Terra Santa francesi riportano delle reliquie di Sant'Antonio e le riportano a Vienne, Vicenne, in Francia. E portano anche delle immagini che ritraggono questo santo con il maiale. E il fuoco, il maiale vicino ai piedi, il fuoco sulla mano e il bordone, che sarebbe il bastone del pellegrino con la campanella, perché i pellegrini, gli eremiti, si annunciavano con la campanella, ok? Il maiale c'era perché? Perché nella cultura, appunto, che poi diventò islamica e musulmana, nella cultura copta, che il maiale si consuma una volta sola, comunque il maiale veniva interpretato come i piaceri eccessivi della carne, perché il maiale che cos'è? La fonte dell'abbondanza. Se non avessimo avuto i maiali dai nostri nonni, noi non saremmo qua, perché il maiale, come dico ai ragazzini, quando faccio i miei laboratori sui cibi antichi, dico che il maiale era il frigorifero con le zampe. Grazie al maiale noi potevamo sopravvivere con le proteine animali. Quindi per i contadini il maiale cos'era? Era una risorsa preziosa di cibo e sopravvivenza. Non lo vedevano come la rappresentazione del benessere eccessivo e quindi diabolico. E il fuoco che ci aveva in mano
non lo interpretavano come il fuoco dell'inferno che lo bruciava la notte, ma lo interpretavano come il fuoco del caminetto che serve per sopravvivere nelle notti d'inverno e per cuocere i cibi. Quindi, quando le contadine hanno visto la linguaggi andando a loro, che erano analfabeti, e leggevano le immagini, immaginate, voi sapete, vi dico, i codici miniati o le nostre cattedrali, tutto quello che noi vediamo istoriato, che gli storici dell'arte ci dicono, simboli vegetali, avevano per loro un linguaggio simbolico. Cioè, se c'era la vite dell'uva, era questo. Se c'era il lupo che mordeva il culo a quell'altro, era questo. Noi diciamo simboli zoomorfi perché non sapevamo che significa. Loro leggevano i simboli, perché i preti parlavano il latino, ma loro leggevano i simboli che gli venivano davanti agli occhi. Quindi quando vedeva Sant'Antonio col porcello e il fuoco, ha detto, oh, finalmente, usando cafone, un gadin che protegge il porcello e il fuoco. Quindi viene interpretato come il santo protettore della famiglia, della casa e dell'abbondanza. Quindi se voi vedete i santini che vengono prodotti poi dall'Ottocento in poi su Sant'Antonio, i santini attuali, intorno a Sant'Antonio Lupurcello ci sta il cavallo, l'asino, la mucca, anche il gallo, il gatto e il cane, cioè tutti quegli animali che nella cultura contadina permettevano all'uomo la sua sopravvivenza. Gli animali domestici, ok? Anche il gatto, perché il gatto si bagnava le surgi, il cane faceva la guardia. Il cavallo era la vettura, il mulo era come la petta, il bue era come il trattore, ogni animale, il gallo era quello che ci svegliava, non c'era un animale che era fuori l'uomo. Allora, quando nel 1200 c'è cioè il boom di questo, perché aspettate, non ho detto una cosa, sempre dalla Francia, da Vienne, si crea un ordine, un sottordine dei francescani che, stessa epoca, si chiamano Antoniani, che però non hanno dei conventi rigidi, sono frati itineranti, che si chiamano Antoniani perché erano girovaghe e che facevano? Quando si insediavano in un territorio, loro allevavano i maiali. Ma come li allevavano? Li allevavano bradi in giro. E i maiali mangiavano gli avanzi che la gente buttava loro fuori casa. Con questi maiali ingrassati, che venivano poi ammazzati, sempre il periodo di Sant'Antonio Abate, quindi era il maiale santo che veniva sacrificato per il benessere comune, ok? Con il lardo di questo maiale, con la sugna, che è un lardo nobile, loro, come tutti i frati, sempre i monaci, elaboravano degli unguenti per aiutare le persone che soffrivano di ergotismo e di fuoco di questo herpes, che siccome bruciava come un fuoco e veniva curato dagli Antoniani, si chiamava Le Fuoco de Sant'Antonio. Quindi il fuoco che Sant'Antonio tiene in mano non solo protegge la famiglia, ma protegge anche da il fuoco di questa malattia che veniva curata con le applicazioni di questo unguento degli Antoniani. Ci siamo, tant'è che si dice che se tu non accontenti Sant'Antonio, Sant'Antonio te manda la malattia di Sant'Antonio, manda la nomine, dice avessa fammi la malattia, capito? Allora, quando i giullari, i trovatori cominciano a cantare, cominciano a trasformare, perché una volta la televisione non c'era, c'erano i cantastorie, che erano poi i giullari, i trovatori, eccetera, che dalla corte di Federico II, che li ospitava tutti, si diffusero per tutta l'Italia meridionale. E là nacque il volgare, l'italiano. I contadini, allora, la storia vera se la sono trasformata. La storia che narravano i giullari era questa. Che i genitori, come è nato questo personaggio santo? I genitori di Sant'Antonio compiono un pellegrinaggio verso il Santo Sepolcro, perché che fanno? Lo attualizzano alla loro epoca.
non gliene frega di dire che questo è un santo del IV secolo d.C. Vanno in pellegrinaggio nel 1200, come facevano i crociati e tutti i pellegrini dell'epoca, verso il Santo Sepolcro. E quando si fa un pellegrinaggio bisogna osservare il digiuno e la castità. Ok? Durante questo pellegrinaggio, questo uomo, questo marito, non si trattenne ad avere un rapporto con la mamma, sacrilego, con la moglie. La moglie, disse la leggenda medievale, che maledice il frutto di quell'accoppiamento sacrilego. Quindi, quando nasce questo bambino, porta il marchio del demonio. Ma questo bambino rivela un carattere non demoniaco, ma un carattere sa santo, un carattere pio, un carattere devoto. Parlava con delle frasi che nessuno gli aveva messo in bocca, quindi caccia fuori questa favella da piccolo prete, diciamo. Ma il demonio appare alla madre quando questo bambino non è più bambino, diventa appunto adolescente e pretende che questo ragazzino gli venga donato perché lei lo aveva già donato al demonio. Mo, fermiamoci un attimo, i contadini come elaborano questa cosa? I contadini, pensate se potevano elaborare che questo, il pellegrinaggio, la castità, ma se per i contadini il momento del pellegrinaggio, il momento in cui nessuno ti guardava e ti potevi imbrattare, stanno a pensare che era un momento sacrilego. E no, i giovani ci andavano apposta a fare i pellegrinaggi perché così sotto una fratta era l'unico momento in cui tu con una ragazza che ti piaceva ti potevi appartare anche se fugacemente. Allora, nel canto di Fara Figliolo Petri, che è bellissimo, dice, quando mi emoziono, perché questa è la festa più bella, e adesso è gennaio, e io che non posso andare alle Farchie, io già stavo là, io mo stanotte ero lì, a sentirmi i canti, a vedere loro che stavano stringendo gli ultimi legami. È stupenda quella festa, ed è la festa alla quale cerco di non mancare mai. Allora, che fanno i contadini? Si inventano una canzone che dice: c'era una donna buon cristiana, lieve per l'acqua la fondana. Quindi avete capito? La donna buon cristiano che era incinta. La donna gravida, e la donna gravida era da aiutarsene in buteve, dice la donna era gravida e di aiutarsi, cioè a mettere la conca sopra, non ce la faceva. Quindi nominette tutti i santi e nessuno si presentese. Chiamette lu peccato, subitamente si presentate. Allora, una cosa che fanno nella cultura contadina sempre, vedete che quando parlano di malattie non le nominano. Per non dare potere. Dicono l'umale a quel, l'umale brut, e quando devono nominare il diavolo dicono l'upca o dicono la brutta bestia. Non dicono mai né il nome diavolo, né Lucifero, né Belzebù, né Satana. Lo evocano attraverso delle metafore per non dare potere. Guardate, quando poi studiamo la medicina olistica di oggi. Nella medicina olistica tutto ciò c'è, nelle energie sottili. Tu non devi dare potere a qualcosa di negativo, quindi devi pensare, visualizzare, parlare in positivo, perché se no evochi il negativo. Guarda, loro hanno scoperto tutto. Quindi, subitamente, si è presentato, stupeccato, e gli dice: e se Italia aiuta pure, che cosa m'aveta da da? E che la femmina graveta era che lo fanciullo gliele doneva. Cioè, lui gli dice, giustamente, che cosa mi devi dare in cambio? Il capitalista che vuole qualcosa in cambio, non è che io ti aiuto così. Non già la logica del dono, non è andato l'angelo, è andato il diavolo. Quindi, ti aiuto, che mi dai? E quella dice, io sono una povera disgraziata, questo tengo, tengo sta panza, questo ti posso dare. Va bene, allora lui l'aiuta. Le strofe successive
parlano di quando questo bambino, guarda, mi sto emozionando perché è di una bellezza, ve la farei sentire, una... andatevela a sentire, andate sempre su internet, ci sta. Fara Figliolum Petri, Canto di Sant'Antonio, Le Falchie, cercatevelo perché su YouTube c'è, è di una bellezza, e dice che sto bambino era bravo, aveva la scuola sera e mattina, e recitava la dottrina, quando era bravo sto bambino, e poi a un certo punto gli appare un signore ben vestito e gli dice: di a tua madre che quel patto che ha fatto, adesso è il momento che lo rispetti. E sto bambino va alla mamma e dice: ho visto un signore, tutto bello, che mi è venuto a dire che tu devi rispettare il patto. E la mamma in lacrime gli disse: sì, perché io quando ero così, così, ti ho regalato il demonio. Mamma, non vi preoccupate, che sconfiggeremo il demonio. Dammi, regalami il demonio, ci penso io. Allora la mamma consegna questo bambino a questo demonio, che se lo porta all'inferno. E qua viene il bello e il melodramma, e ci fanno delle sacre rappresentazioni bellissime. Lui diavolo se lo porta all'inferno, ma lui non era un'anima dannata, non era un diavolo, era un santo bambino, quindi era, capito, era un buono, e quindi non lo può mettere nell'inferno, perché gli faceva scontare. Allora che fa? L'escamotage, se lo mette come portinaio alle porte dell'inferno. Così dice, sta né fuori né dentro, fa un servizio, apre e chiude le porte dell'inferno. Ma Sant'Antonio, quando apriva le porte dell'inferno la mattina, che tutti i diavoli uscivano, quando rientravano, lui si era armato di una bella mazzocca, come dice la canzone, guardate che bellissima. E quando arrivava, allora in dialetto, un altro modo di chiamare i diavoli minori, l'upcat e il diavolo potente. I minori nel dialetto chietino si chiamano li ciuci. Li ciuci in dialetto è il verme. Allora, li ciuci. Quando arveneva, ogni ciocio si vandeva, cioè si vantava, di tutte le malefatte che avevano fatto sulla terra. E dicevano: a con lui sono fatta accida, a con lui sono fatta rubà, a con lui sono fatta menalamoi. Sant'Antonio, ognuno che si vandava, che la mazzocca le ingalecava, così diceva. Quindi gli dava un sacco di mazzate. Allora, dice la canzone, un'altra frase bellissima, dentro all'unvern tutti i diavoli fece quaterna e fecero sciopero. Non andavano più a far tentare le persone perché avevano paura delle mazzate che Sant'Antonio gli dava al ritorno. Quindi l'upcat, Belzebù, ha dovuto fare un escamotage. Ma Sant'Antonio, ma che cazzo stai a fare? Ma io sono contrario a queste malefatte. Del resto tu mi hai voluto portare qua. No, no, te ne devi andare. Dimmi che vuoi per andartene. Allora, voglio una brace ardente. Allora, entrato nell'inverno, si freca la brace ardente. Guardate quale assonanza con Prometeo. Lo nasconde, chi dice nel bastone, chi dice sotto l'upede. Comunque porta un tizzone dell'inferno ardente, lo riporta all'umanità, come se l'umanità non avesse avuto il fuoco. Qui Sant'Antonio è il portatore del fuoco, quindi vedete la civiltà, lui che, cioè, le combinazioni, le assonanze con l'antico mito, lui riporta sulla terra questo fuoco e dice agli uomini come si deve addomesticare il fuoco. E muore bruciato e risorge come una fenice dopo 100 anni per andarsene in cielo. E dice la tradizione contadina che Sant'Antonio de Padova è Sant'Antonio che rinasce dal fuoco. Infatti cantano pure Sant'Antonio Giglio Giocondo. E quando io o un altro gli fa notare: ma che cazzo c'entra che questo Sant'Antonio? Sant'Antonio quella arnasce, ogni mell'anno arnasce, capito? Che meraviglia! E cantano questa canzone. Quindi in tutto l'Abruzzo, oltre a fare le farchie bellissime che l'andrete a vedere, nel mio sito ci stanno, in questa post ci stanno le foto, ma se andate a fare Figliolum Petri, oltre le mie foto ne vedete di 3.000, in tutto l'Abruzzo si incendiano dei fuochi che non si chiamano farchie, le farchie sono queste a forma di torre. I fuochi per Sant'Antonio si fanno al Fedena, si fanno a Teleta, si fanno a Pesco Costanzo, si fanno a Tossicia, ho detto. Belli, voi dei fuochi di Sant'Antonio Abruzzo, ma non soltanto in Abruzzo, in tutto il meridione, ma in Abruzzo,
i più grossi fuochi, che poi quelli del territorio sannita e marsicano sono a forma piramidale come quelli antichi del Mediterraneo. Quelli delle Farchie invece sono a forma di torre, come i fuochi della Baviera tedesca. Perché? Perché ultima chicca di Fara Figliuolo Umbetri, come il nome tradisce, Fara è un suffisso longobardo, è un paese fondato dai longobardi. Figliuolo Umbetri è latino, fa capire che là c'era una villa romana che è servita per insediare una fara. Fara, nella lingua longobarda, era fattoria, famiglia. Quindi Fara, Figliuolo Umbetri sono longobardi. I longobardi erano di ceppo tedesco. E i Celti e tutte le tribù tedesche non facevano i fuochi piramidali. Quindi quando vedete fuochi piramidali, siamo nella stirpe italica e mediterranea. Quando vedete le torri, siamo della stirpe medievale, quindi stirpe successiva, quindi di epoca alto medievale, quindi i longobardi. O i Celti, ancora prima. Quindi, che cosa fanno? In Abruzzo fanno i fuochi, fanno le sacre rappresentazioni di gente che gira per le contrade e va portando che cosa? La storia di Sant'Antonio, travestiti da carnevale, da diavoli, da angeli, da Sant'Antonio, si menano. I diavoli fanno paura veramente, i bambini scappano spaventati perché vengono questi col volto nero di fuliggine, lo vedrete sulle mie foto. Con le catene che sbattono contro le porte, li bardisce, scappa. Bardisce in dialetto significa bambini, nel dialetto della costa. Scappano spaventatissimi, poi fanno i dispetti a Sant'Antonio, mentre Sant'Antonio sta cantando le virtù del Signore. E quelli vanno, per esempio, io a casa mia, quando mi vennero, io avevo il pollaio. I diavoli, mentre quello cantava, andarono nel mio pollaio, presero una gallina e gliela buttarono addosso a lui con tutti gli eremiti. Prendevano la cenere del caminetto e gli tiravano la tonaca, gli facevano di tutto. Poi arriva l'angelo con la spada crociata che dà a Sant'Antonio e Sant'Antonio ammazza il demonio, ma il demonio, mentre viene ammazzato, viene ripreso dai suoi amici diavoli e rinizia il ciclo della vita. Che cos'è se non una pantomima, meno tutto cantato, con le dubbotti, le disarmoniche? Che cos'è? Che cos'è se non un melodramma fantastico che racconta il ciclo della vita? La vita e la morte, l'inverno e l'estate che si inseguono. Sant'Antonio è il portatore di sole, di luce, che inibisce, non uccide, inibisce l'inverno che viene ripreso per riandare nel profondo e ritornerà alla fine dell'estate. È meraviglioso. Per esempio, in paesi come Villa Vallelonga, pure là nel mio post ci stanno, nella mia pagina Facebook, tra le foto ci sta Villa Vallelonga. Villa Vallelonga, nella Marsica, fanno la festa di Sant'Antonio più bella e più complessa. Perché ci sono gli uomini che cantano travestiti Sant'Antonio, ci sono i fuochi e c'è un altro aspetto di Sant'Antonio, irrinunciabile, il cibo. Perché Sant'Antonio è il santo dell'abbondanza e quindi si fanno le fave secche di Sant'Antonio, le fave lesse, i cicerocchi di Sant'Antonio, che sono il gran turco lessato, che ogni pellegrino entra dentro la casa, che tiene la callara di 50 kg col dentro di cicerocchi, fa il segno della croce in onore a Sant'Antonio, che in quel momento è il padrone di casa, prende i cicerocchi, se li mangia e se ne va un'altra casa. E poi si fa la panarda. Che cos'è la panarda? La panarda è un antico rituale abruzzese di mangiare a crepapanza. Cioè, inizi a mangiare e non si sa quando finisci. Mangi fino a 20, 22 pietanze, perché una volta la fame era nera. Quindi, quando ci stavano queste occasioni di celebrazioni, di matrimoni, di feste di santi, la gente andava, sabbottava come un porco perché non sapeva quando armagnava. Si chiamano le panarde. Oggi lo fanno i cuochi stellati, la panarda d'Abruzzo, con la cosa sul letto di foma, che tufa. Cioè, io l'ho fatta le panarde a Villa Vallelonga,
ci stanno due panarde che sarebbero offerte da due famiglie che hanno avuto la grazia da Sant'Antonio. Che grazia hanno avuto? Allora, l'origine parla, circa 1600, di una donna che era uscita di casa lasciando incustodita la porta socchiusa. Entra un lupo e ruba il figlioletto nella culla. La donna rientra e vede, fa in tempo a vedere il lupo con la sua preda di questo bambino. Allora la donna che era devota a Sant'Antonio si mette davanti all'immagine e dice: Sant'Antonio a me, fammar truà lucite le vive, e io ti prometto che per devozione, per 7 generazioni a venire, la mia famiglia offrirà una panarda a tutti i poveri del paese. Ecco che Lulù porta la creatura. E questa donna, alla festa di Sant'Antonio, con tutti i suoi discendenti, da quel momento offre la panarda. Mo sono due perché i discendenti di questa donna si sono divisi in due rami. Quindi sono due case. Io sono stata invitata 10 anni fa, forse pure di più, ma no, 2 volte a questa panarda. Immaginatevi, le case di Villa Vallelonga sono case, no, che si sviluppano in altezza con tutte scale. Non è come a casa mia che tengo un salone di 40 metri quadri, ci accoppo pure 50 persone. Sapete che fanno? Svuotano le camere. Non so come fanno. Mettono tavoli e sedie. Azzeccati, azzeccati dentro le stanze più piccole, rimane agibile solo la cucina, dove ci sono le donne di famiglia che approntano le pietanze, la panarda. Che sono le favelesse di Sant'Antonio, le cose tipiche del Sant'Antonio, e poi tutti i cibi di stagione che vengono offerti per il santo. Quindi le broccole de rap, tutto quello che si trova in questo periodo, lo spezzatino, gli spaghetti. Tutto, 20, 21, 22 portate, non si sa quante. E mentre tu stai mangiando, fai le 5 di mattina, vengono gli uomini in giro, pellegrini, con la fisarmonica o la zambogna e la tutaretta, cioè si chiama la tutaretta e la ciaramella, il piffero. La zambogna si chiama la scupina in dialetto abruzzese. Quindi o vengono gli zambognari o vengono quelli che col dubbotte cantano questa canzone ed altre di Sant'Antonio, e alle 5 di mattina esci, ok? Pensi che è finito tutto? No, dove si va? In chiesa, dove le povere creature, prima che fa giorno, i bambini, le femminucce soprattutto, vengono accongiate da pacchianelle con i vestiti pseudo antichi, rifatti come le contadinelle. E portano delle conche con dentro le offerte, i taralli, i pani di Sant'Antonio, si chiamano le conche riscagnate, perché sono conche finte, non sono le vere conche di rame, sono conche fatte di carta e cartoncino con intorno, oppure sono conche vere di rame, con sopra sormontate dalle luci di Natale, che fanno tutte le luci perché annunciano l'alba e vanno in giro per il paese ad offrire le fave e i taralli di Sant'Antonio. Tu stai a casa e vengono sti bambini e ste bambine a bussare e tu devi uscire con un pentolino per prendere le fave calde, ci fai colazione e ti danno il panino. Dopodiché non finisce qua, si va tutti in chiesa dove c'è Sant'Antonio addobbato bellissimo con gli aranci. Ragazze, ci sono ancora gli aranci. Vi ricordate quando eravamo piccole? Gli aranci erano gli aranci mandarini, i regali della Befana. Chi li aveva gli aranci? Quindi Sant'Antonio viene addobbato in mano, vedete nelle mie foto, ci ha infilzato in uno spiedone. Vi ricordate un'altra cosa delle giostre, delle feste, delle fiere? La mela caramellata di rosso. Quindi c'ha la mela e l'arancio, i mandarini, tutto addobbato con i cibi di stagione. Sant'Antonio riceve l'omaggio, tutti i bambini, la gente dietro, con tutti i canestri, con dentro come si chiama, i taralli, le cose offerte.
Si fa una processione gigantesca per tutto il paese, come se dovessimo fecondarlo. E dietro Sant'Antonio che ci sta? Le pupe, le pupazze. Le pupazze che sono quei personaggi con i fantocci giganteschi che stanno solo in Abruzzo e nella zona Sabina, sono rimasti. Sono un po' come i fantocci catalani o siciliani, però quelli sono giganti e hanno a che fare con i paladini. I nostri no, sono più arcaici, sono la grande madre, sono una cosa arcaica, ne parleremo un'altra volta, le feste delle madri, con queste pupazze che feste. Dietro, allora, apre questa processione, Sant'Antonio la statua. Appresso i travestiti, il travestito da Sant'Antonio con i diavoli e le maschere brutte e le maschere belle. Le maschere brutte sono quelle vestite di nero. Sono l'inverno, sono i defunti. Le maschere belle sono quelle vestite di bianco, con la faccia pitturata di bianco. Gli angeli e i demoni. Dietro ste pupazze che ballano, alla fine, che hanno finito, riportano il. Ah, no, no, no. Rivanno alla fine in piazza dove ci sono due calderoni giganteschi dove si stanno lessando le fave, che verranno distribuite a tutti i presenti. E in questo grandissimo spiazzo c'è un grande simulacro, lo vedete nelle mie foto, meraviglioso, non lo fanno tutti gli anni. Io quando l'ho visto la prima volta sono impazzita. Fanno una gigantesca figura femminile, la Grande Madre, fatta di frasche. Di frasche e soltanto una maschera. Una maschera arcaica. E Sant'Antonio, vedrete nelle mie foto, è piccolino così rispetto a lei. Quindi dietro c'è lei, la Madre Terra. Davanti c'è il santo che riceve il tributo dei comuni mortali. Intorno lo spiazzo, la gente prende il pentolino che si è portata con le fave, il vino cotto. Le pupazze balleranno intorno alla Grande Madre Sant'Antonio finché si fa notte e insieme alla Grande Madre gli mettono fuoco e finisce la festa. E io mi sono emozionata, l'ho rivissuta mentre ve la narravo. È di una bellezza. È commovente. È veramente di una bellezza unica. Le feste di Sant'Antonio Scialaudate sono le. Pensate, io sono 40 anni che vado in giro per le feste, ma questa di Sant'Antonio è quella che amo di più, anche perché è la prima festa dopo l'inverno che non usciamo più, motivo, dopo il Covid, de Marfa Sant'Antonio, perché è la prima festa dove nonostante il freddo si scende in strada, nonostante la neve, e si rivede il futuro sole. C'è una festa dove tu già senti il profumo della primavera. Le feste d'estate non sono così belle perché sono normali che tu fai la festa d'estate, sono tutte uguali. Ma la festa di Sant'Antonio a base, dove vai, vai, è meravigliosa. E Sant'Antonio ci benedice. E Sant'Antonio inaugura il carnevale, perché dopo 40 giorni c'è il martedì grasso. Quindi con le maschere che Sant'Antonio scioglie i diavoli, nell'etimologia araba masca significa demone, ma non il demonio della cultura cattolica, ma il demone del sottosuolo. Quindi si riaprono le danze, tornano le maschere, i demoni sulla terra per fecondarla nel grande caos. Poi col mercoledì delle ceneri, dopo l'orgia alimentare, eccetera, c'è la quaresima. Quindi a 40 giorni di eccessi si alterneranno 40 giorni, una volta di digiuni, di penitenze, per che cosa? Per celebrare il ritorno del raccolto e della natura. Gesù che risorge quando gli alberi si rivestono di foglie. E noi, quando eravamo bambini, non ce ne frega niente, se vi ricordate, le mamme ci facevano mettere il vestito nuovo, il vestito di Pasqua. Grazie per l'ascolto, io. Vi ho Grazie. fatto Sì, un excursus di Sant'Antonio che però se lo merita. grazie. Grazie.